Lo so, il sondaggio è stato lampo, ma vi prometto che Gli Incredibili, l'ascesa del minatore, tornerà subito dopo questa serie. Intanto, godetevela! Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Megamind, blu, bello, bullo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova e prima puntata. So benissimo che il sondaggio che ho lanciato è stato quasi quasi al limite dell'infame visto che l'ho lanciato all'ultimo, ma vi prometto che la serie, L'Incredibili e l'ascesa del minatore, tornerà subito dopo questa. Avevo voglia un po' di stacco, ma soprattutto volevo vedere se voi avevate voglia di staccare un po'. Bene, cari cittadini, dichiaro che grazie al mio ingegnoso impegno, il crimine fa parte del passato per la nostra città. Ma quindi prende parte subito dopo il film? Sì, bene, cose importanti. Minion, il mio prossimo impegno in agenda? È l'ottavo? Sì, ok, dovrai riprogrammare il raggio letale così che tutta la città abbia la TV gratis. Roxanne Ricci? Scherzi, il sindacato catastrofe. Sì, abbiamo sentito le esplosioni. Ma Mega va. Mind. Certo, glielo chiedo. Minion! Hanno preso tutto, signore. Tutto? Benissimo. Anche la metro essenza. Oh, oh. Sì. Aia. La mia energia nanocinetica agli ioni blu. Sì. La mia Enaib! E mi hanno costretto a fare una cosa orribile, signore. Che cosa, Minion? Sì, mi dispiace. Mi hanno obbligato a estrarre la Mega Essenza, la sequenza del tuo DNA per copiare le tue capacità dalla tua collezione di sopracciglia. Li avevo ordinati per forme e dimensioni. Ma dai! Chi ha osato farti questo? È stato il sindacato catastrofe, signore. Chi l'avrà mai detto? Il sindacato catastrofe! Questo sguardo finale. Ehi, è un bel progetto come storia per il sequel questo, è tanta roba, come effettivamente sarebbe dovuto essere l'ascesa del minatore per Gli Incredibili. Poi, secoli dopo hanno fatto Gli Incredibili 2, ma il minatore era tutt'altro. Accidenti, il sindacato progetto. Catastrofe ha colpito il museo. Dovresti indagare sull'attività del sindacato catastrofe. Doppio nel salto. Città. Colpi infiniti? Allora, abbiamo solo la pistola. Ah, bene, questi sono i crediti. Io ero venuto solo qua per raccogliere energia. Abbassiamo un po' la musica. Di uno gli effetti, la voce la lasciamo un po' più alta. Perfetto. I controlli, azione e saltare. Tutto qua? Solo questo abbiamo? Guarda, semplice ma pulito. Minion, prepara la macchina invisibile. Sì, signore. Questa è la sala del bottino. Oh, che o per figo. Per meglio dire, la sala vuota del bottino. Chi l'avrebbe mai detto? Catastrofe. Grazie, sindacato. Dove sono i miei trofei? Comunque, tutto quello che raccoglierai andrà a finire qui. Benissimo. Va bene, insomma, sono i collezionabili di ogni livello, immagino. Tra l'altro, quanti livelli ci sono in questo gioco? Non ne ho idea. Come per molti altri giochi che sto facendo ultimamente, mi informo il meno possibile. Il tuo sistema di potenziamento, signore. Bello, usa il mio vestito finale. Per collezionare potenziamenti per le tue armi. Ok, vabbè. Oh, guarda, ma che figo. Sono i vari potenziamenti. Ma che figata. Ciao, Minion. Questo è il nostro robottone. Oh, ti dirò che come già primo impatto, mica male, eh. Quello è il tuo fantastico piano in 91 punti. Qui puoi scegliere le missioni e sbloccare i minigiochi. E vai, minigiochi! Nascondiglio ripulito. Va bene, Minion, è il momento di fare la nostra prima missione. Ed è qui a Downtown, il museo. Vediamo, abbiamo... Questi sono i membri del sindacato catastrofe, immagino. Scusami. Non mi ricordo come si chiama il tipo. Ha sia la sua versione potenziata che è blu, quindi è mega forte e mega intelligente. Oh no. Ripulisci il museo dei cattivi del distruttore.
va bien. Bello, come inizio mi è piaciuto e come incipit per la storia non male. Molto semplice, molto pulito, come piace a me. Ma soprattutto fedele alla storia. Signore, ho controllato i filmati della sicurezza. Ok. Sembra che dietro a tutto ci sia la mano del sindacato catastrofe. Chi l'avrebbe mai detto? Prova a distruggere le opere d'arte presenti in questa sala con la tua arma disarmante. Per fare fuoco, usa il tasto di azione. Ci sto provando. Che poi ti dice distruggi le opere d'arte, ma in realtà è... distruggi... la bomba presente sull'opera d'arte. Aspetta. Ma io ho libertà... Per utilizzare un interruttore, premi il tasto interattivo quando ti ci trovi davanti. Io ho libertà di movimento? Tra l'altro prova bella a la statua. Prova l'interruttore vicino all'ascensore per sì, uscire di qui. Sì, grazie. Un attimo, fammi finire il giro. Che sicuramente ci sono bombe nascoste in giro, come ho appena visto. Tra l'altro ti fa vedere la velocità di... persona, cavallo, giaguaro, jet e metroman. Va bene, saliamo di sopra. Fantastico, finalmente l'ascensore funziona. Ah, che bello. Una cosa utilissima da usare durante l'incendio. Quanto lento. Però intanto raccogliamo tutto quello che troviamo. Oh, mi piace, mi sta piacendo. Che cosa c'è che non va con tutte le scale mobili qui? Secondo te... hanno distrutto un intero museo che non abbiano distrutto le scale mobili? Minion, su. Ti pensavo più intelligente. Io intanto, ecco qua, distruggo qualsiasi oggetto. Premi il tasto salta per saltare. Possa funzionare per eseguire al un nostro potenziamento. Salto. Nemici? Qua casse si possono rompere? No? Peccato. Ovviamente controlla sono rotte le scale. Controlla questa opera d'arte interattiva e impara a saltare come un eroe. Cosa cacchio vuol dire, Minion? So no, già come saltare. Eroe. Sta a vedere che salto! Signore, quello sembra un oggetto del tuo bottino. Perfetto, abbiamo... potrai controllare gli oggetti del bottino quando tornerai al nascondiglio. Abbiamo raggiunto, esatto, un... Ciao, sto usando le scale mobili. Madonna mia, è bello però. Puoi trasportare e rilasciare gli oggetti speciali. Prova a prendere questo oggetto utilizzando il tasto interattivo. Grazie. Allora... occhi laser? Davvero diabolico. Posso mettere quell'oggetto nell'area del bersaglio e far fare a quest'opera qualcosa di spettacolare. Sì, ma a quale scopo? Cioè, a cosa ci serve usare l'occhio laser su una adesso scatola? Adesso premi ancora il tasto interattivo per far cadere l'oggetto. Sì, grazie. Se me lo mettessi nel punto giusto sarebbe più utile. Avvicinati al pannello di controllo e accendilo. E se mi metto in mezzo mentre tira il laser, sicuramente non me lo farà mai fare. Molto bene, signore. È una cassa di legno! O anche hai solo metallico, non è. Non è lucido! Come cavolo avrebbe dovuto fare a riflettere? Con la tua arma disarmante. Come cavolo oppure, avrebbe dovuto fare a riflettere un laser? Tasto di azione per dargli una bella lezione. Vabbè, guarda. Non mi lamento di ste cagate perché. Te, mi sta piacendo, devo essere totalmente sincero. Mi piace, è semplice, è pulito, non ha meccaniche stupide o comunque una storia pietosa. È fatto bene, mi sta piacendo. Là c'era dell'energia forse che è rimasta giù. Se attivare quest'opera d'arte ce la faresti a raggiungere il piano successivo. Sì, ma io voglio scendere. Le batterie nel display. Scusami, ci sono degli obiettivi? Ok. Con start direi di no. Con select niente. Ok, allora aspetta. I cestini fino ad ora sono quelli che nascondono i cattivi più del energia. La cosa bella è che tra l'altro se sei ravvicinato comunque mena. E soprattutto mena anche forte. Non si direbbe. Non si direbbe che Mega Mind... se mi butto di sotto non posso... non posso buttarmi di sotto. Ok, volevo vedere se potevo tagliare il percorso. Allora, Destruction. Accidenti! Calmo! Ci sono cattivi dappertutto qui! Aspetta, io posso... ok, posso sparare anche mentre salto. Ma a parte cattivi del distruttore, a me sembrano degli operai metalmeccanici. Poi ognuno
prende i propri minion come li vuole, eh. C'è ancora qualcuno vivo? No, ok. Allora, prendiamo la batteria. Fantastico! Quest'arma potrebbe farmi arrivare al piano di sopra. Sì, ma io voglio arrivare al piano di sotto, non vorrei adesso dire. Adesso prova l'interruttore accanto all'opera d'arte. Ah! È un salito mega pugno. Opera d'arte e dovresti arrivare al piano successivo. Sì, ma io voglio scendere. Ci sono energie sotto, non vorrei dire. Ci sono cose qua sotto che non sono state prese. Le ho viste le energie, non diciamoci bugie, per favore. Ecco. È un po' difficoltoso salire su quest'opera d'arte, ma ce l'abbiamo fatta. Vediamo da questa parte, ovviamente. Guarda, guarda, guarda quanti oggetti che sono rimasti dall'altra parte. Ah, Metro Man. Ora sono io il protettore di questa città. Non voglio più essere un cattivo. Voglio essere il buono della situazione. Così pensò Megamind quando si rese conto che essere cattivi non c'è sempre tanto gusto. Aspetta una cosa. Ah, ok, la pistola. Ahia, che male. La pistola comunque, se tu salti, punta direttamente al nemico. Prendilo! Auto aiuto collezionista. Ah, perché ho già raccolto 1000 di energia. Benissimo, se i trofei sono così facili, porca miseria, siamo a cavallo. Ok, grazie. Questo ci fa scendere? Molto probabilmente. Calmo. No, ci fa salire. E scusami, quando scendo io? Prova a oltrepassare la sala dei pianeti. Ok, penso che inizieremo a scendere passando da quella parte. Nemici? Allora, intanto, ecco qua. Prendiamo tutta l'energia possibile. Ma io posso... No, ok, non posso tenere premuto, peccato. Sarebbe stato... c'è anche l'arrampicata. Credetemi che se mi sorprendo di vedere un'arrampicata non è poi così scontato, neanche tanto il doppio salto. Molto spesso in alcuni giochi che... Grazie, non ha saltato. Attento. Che pensi che non siano... Come possiamo dire... Scusami. La profondità. Che pensi non abbiano determinate cose e poi ci rimani male se appunto non ce l'hanno. Oh, non riesco a capire. Scusami. È colpa mia e me ne rendo conto, ma non riesco a capire. Scusa, proviamo. Ecco. Ok. È che non vedendo l'ombra fai fatica a capire. Adesso sì che andiamo bene. Fai fatica a capire dov'è che devi saltare. O come devi saltare, più che altro. Il treno dovrebbe funzionare come ponte. Perfetto. Ha esattamente funzionato come doveva. Ora appaiono nemici. Altri cattivi! Ah, si pentiranno di aver scelto questo posto per le loro. Malefatte. Demolizioni. A parte che, come ti stavo dicendo, appunto, demolizioni. Sembrano degli operai. Sembrano degli operai che vengono a fare la ristrutturazione al museo. Sembra che sei di nuovo tu il cattivo, che stai picchiando della gente innocente. Qua si scende? Con quanta lentezza, però. È tutto... tutto il percorso dell'ascensore. Anche sta cosa che ci mette una vita per chiudersi le porte. Ma scusa. Ok, qua siamo. Forse, dove... Forse, signore, potresti metterla nell'area del bersaglio e far fare a quest'opera d'arte qualcosa di interessante. Perché no? No, ma in realtà, scusami, quello che stavo pensando è... Perché cacchio non siamo, ecco, saliti subito dove dovevamo? Un pezzo della macchina di ricomposizione del DNA. Oh, è una bara. Scusami, con l'ascensore noi siamo saliti fino in cima... Poi dopo siamo andati all'altra parte, siamo ritornati qui, siamo scesi dallo stesso piano in cui bastava sostanzialmente fermarsi. Una grossa perforatrice, uno dei miei passatempi preferiti. A me sembra un cannone, non te lo vorrei dire, però aspetta. Sì, 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 prendilo in faccia, il mio laser però, stronzo. Allora, ecco qua, bello pulito. Vediamo. Ecco qua. Vediamo cosa possiamo far fare di bello a questo frantumatore incredibilmente potente. Facile come l'ABC.
Credimi che per molti l'ABC non è così facile. O meglio, non è così scontato per molti. Ottimo! Potrei usare uno di questi se dimentico le chiavi di casa? Ma sì, come per dire che tanto non hai altre entrate segrete. Ah, ok, pensavo ci fosse qualcosa di nascosto qua dietro. Peccato. Stiamo andando contro le scale mobili. Nemico, ovvia. Allora, con calma. Adesso si aprono. Quanto ci fai? 3, 2, 1. Ehi, trappola! Pistole! Aia! Maledetto! Metal meccanico, aspetta. Altre 3, 1, 2 e 3, 2000. Oh, speravo in un trofeo per i 2000. Ma vabbè, non è che mi posso aspettare premi ogni 1000 oggetti, eh. Oh, però Mega Mind mena di brutto, eh. Prova a schivare questo. Oh, ma se mi lanci un panino con la porchetta magari mi fai qualche danno, non vorrei dirtelo. Grazie. Il colle... Vedi, allora lo fanno apposta. Lo sapevo io che me lo davano per i 2000. Mannaia, mannaia. Se me lo... Aspetta, ascolta adesso. Completa il museo con Megamind. Sconfiggi il distruttore senza morire. Allora, conta il fatto che io lo sconfigga, quindi sarai a fine livello o nel prossimo, o conta anche non morire durante il livello? Raccogli 3000 Einab in un singolo livello con Megamind. Ne abbiamo appena raccolti 2300, forse ci arriviamo. Completa una missione della storia senza morire. Ok, speriamo nella prossima. In realtà non è difficile da platinare questo gioco, potrei pensarci. Potrei pensare di platinarlo. Vediamo se riusciamo a trovare altre sfere di potenziamento, ma ne dubito. Guarda, perché penso che sia finito il livello. Macchina di ricomposizione del DNA. Avvicinati, tesoro. Minion, posso usare questa macchina per scovare Blue Titan? Mi servono gli ultimi pezzi e un po' del DNA di Blue Titan. Ah, certo, ecco come si chiamava. Titan in realtà era tipo... Non so se hanno sbagliato qua o mi ricordo io male. Livello completato. Il secondo giocatore può... Maestro del museo, ricordati di provare... Ah, cavolo, stavo leggendo. C'è anche il secondo giocatore. Signore, in questo gioco, allora. Signore, parlano di attività del sindacato catastrofe nel centro città. Va bene. Penso che dovresti andare nel centro città. Io intanto dovresti raccolgo l'energia in giro. Del sindacato catastrofe nel centro città. Però abbiamo preso un oggetto qua noi. Abbiamo preso il quadro. Non sono molti i ritratti in grado di catturare l'essenza del soggetto come questo. Oh, ti dirò che non è male. Non è male per niente. Anzi, direi che sono soddisfatto. Sono soddisfatto della scelta. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!